22 agosto, amici del canale YouTube, un caro saluto, un caro abbraccio, buongiorno, buongiorno a tutti, buon giovedì. È un giovedì in cui il Milan ha annunciato la terza maglia, fatemi sapere cosa ne pensate, la state vedendo in giro sui social, l'abbiamo anche messa come notizia su Milan News, fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questa terza maglia, sarà indossata dal Milan nel match in trasferta contro il Parma. Se vi va, come sempre, iscrivetevi al canale YouTube perché è davvero molto importante per la crescita del canale. Parliamo di calciomercato. Ieri ha salutato la compagnia rossonera Pier Kalulu con un grande dispiacere. Mi è dispiaciuto molto per Pier Kalulu, un bravissimo ragazzo, è stato uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto. C'è da dire che nelle ultime due stagioni ha avuto un po' di difficoltà, ma secondo me era un elemento che si poteva anche provare a tenere in rosa, visto che può svolgere il doppio ruolo. Qual è stato il problema di Kalulu? È stato il problema delle liste, perché qualcuno doveva uscire e alla fine Salemakers l'hanno tenuto, Jovic non sono riusciti a venderlo. Altri giocatori sono comunque protagonisti di questo Milan, Maignan, Theo, Leao, Reinders, insomma Pulisic e tutti gli altri stranieri, e quindi nella lista dei 17, se andiamo a vedere, il Milan poteva sacrificare lui, poteva sacrificare magari Malik Thiaw, ma evidentemente per Thiaw non sono arrivate offerte, quindi il Milan ha scelto di sacrificare Kalulu per la questione delle liste, anche perché se hai un giocatore al libro paga e non lo puoi inserire nella lista del campionato di Serie A, nella lista Champions, è praticamente inutile. Alla fine lui ha accettato e è stato venduto. Tra l'altro la Juve ha messo chiaramente sul proprio comunicato, nel proprio comunicato, le cifre che sono state confermate: 3,3 milioni di euro il prestito, con 14 milioni il diritto di riscatto e 3 milioni di bonus. Ma la novità, solo la Juve poteva farlo sapere attraverso questo comunicato, è la questione del pagamento, perché i 3,3 milioni di euro di prestito verranno pagati in due esercizi, quindi neanche subito. La metà ora e un'altra metà al prossimo esercizio. Addirittura i 14 milioni, se Kalulu dovesse essere riscattato, verranno pagati in tre esercizi. Quindi evidentemente anche la Juve, come sempre fa in questi casi, va a dilazionare il pagamento. Parliamo di mercato anche in uscita, perché in base a quello che accade a Bennacer ci sarà o meno un altro acquisto da parte del Milan, sempre per la questione delle liste. Bennacer ha avuto nel corso dell'intera estate dei contatti con delle squadre arabe. Ieri il suo agente Enzo Raiola è stato contattato da un intermediario che lavora con il mondo della Saudi Pro League, quindi delle squadre della Saudi Pro League, perché c'è l'intenzione da parte di un paio di società arabe di voler fare questo investimento su Bennacer. Dal punto di vista del giocatore c'è apertura per un addio, c'è apertura per andare a giocare nel mondo arabo, quindi nella Saudi Pro League, però non è che Bennacer può andare via a cuor leggero. Il Milan aspetta un'offerta importante. Il giocatore, come clausola risolutoria, il valore è di 50 milioni di euro. Chiaramente credo che sia un prezzo un po' alto in questo momento, soprattutto dopo l'ultimo anno di Bennacer, dove ha avuto tante difficoltà, ha avuto l'infortunio al ginocchio, un infortunio serio e lungo, non si sta esprimendo a grandi livelli. Io credo che se dovesse arrivare un'offerta anche più bassa rispetto a questi 50 milioni, il Milan la potrebbe anche accettare. Offerta più bassa non vuol dire 10 milioni, non vuol dire 15 milioni. Parliamo comunque di un'offerta vicino ad una
quarantina di milioni, insomma non i famosi 50 della clausola, ma un pochino meno. E in quel caso il Milan cosa farebbe? Andrebbe a cedere Bennacer in una squadra della Saudi Pro League e con il ricavato andrebbe a comprare Manu Koné, che sta aspettando, è lì che freme, è lì che attraverso il suo procuratore, che tra l'altro è lo stesso di Mike Maignan, sta aspettando questa cessione. È un effetto domino. Se va via Tomori, se va via Bennacer, il Milan con i soldi ricavati dalla cessione del centrocampista algerino va su Manu Koné. È anche vero che poi Manu Koné vuole andare via dal Borussia Mönchengladbach, quindi è chiaro che se non dovesse verificarsi questa situazione al Milan potrebbe anche scegliere di accettare un'altra proposta di un'altra squadra, e pare che la Roma stia lavorando con l'agente di Manu Koné. Quindi è un po' un duello che si sta verificando tra Milan e Roma, ma non dipende neanche molto dal Milan, perché se l'offerta per Bennacer non è adeguata il giocatore resta e quindi il Milan non va a prendere Koné. Se invece Bennacer parte, il Milan ha già pronto il sostituto, che è il centrocampista francese di 23 anni, Koné. A differenza di Koné, che può entrare al Milan solamente se esce un altro giocatore straniero, ecco l'entrata e l'uscita Bennacer Koné, per Silvano Voss non c'è bisogno di un'uscita. Perché? Perché è un giocatore 19enne, quindi under 22, e quindi può essere iscritto nella lista degli under 22 senza toccare altri giocatori. Voss vuole lasciare l'Ajax, non è stato neanche convocato dall'Ajax per la partita del playoff di Europa League da Farioli, che è l'allenatore dell'Ajax, è in rottura, vuole andare via a tutti i costi e crediamo che alla fine questo affare si possa fare, si avvicina sempre di più, si può fare perché Voss utilizzerà la stessa tattica che ha utilizzato che hanno utilizzato i giocatori durante il mercato estivo in questa sessione, cioè andare allo scontro e alla rottura con i propri club. Vedi soprattutto Fofana, che all'ultimo momento, all'ultimo periodo era addirittura fuori rosa, nel senso che non si allenava neanche con la squadra. Vedi Pavlovic, vedi Emerson Royal, giocatori che hanno forzato molto con il club di appartenenza per andare al Milan. E il Milan può mettere a segno così il quinto acquisto di questa campagna estiva. Giocatore di 19 anni che può essere sfruttato in prima squadra, naturalmente, perché comunque è un centrocampista centrale, un classico mediano davanti alla difesa, con caratteristiche più difensive che offensive, ma può essere utilizzato anche nel Milan futuro all'occorrenza, proprio per dargli più minutaggio, perché lui vuole andare dall'Ajax per giocare di più, vuole andare via dal club olandese per giocare di più. E sappiamo che c'è un dirigente al Milan che è stato ex giocatore dell'Ajax, parliamo di Zlatan Ibrahimovic, che naturalmente, avendo ancora contatti con il suo vecchio club, può essere molto utile nel far abbassare il prezzo del cartellino. L'Ajax chiede 9-10 milioni, da quello che abbiamo capito il Milan vorrebbe spendere più o meno la metà, sui 5-6 milioni di euro. Vediamo se riuscirà in questo affare. Quindi mercato in entrata del Milan che non è ancora concluso, mancano più o meno 8 giorni alla fine del calciomercato. Bisogna capire appunto se il Milan riuscirà a migliorare questa campagna acquisti, e io penso che Voss abbia delle buone possibilità di vestire la maglia rossonera. Io vi ringrazio e vi saluto come sempre, grazie mille per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!